Incontriamo al Congresso Nazionale dei Podologi Impronta Medica, che non solo è un partner, ma anche innovazioni tecnologiche tali da permettere un discorso sulla salute importante. E noi siamo, come già detto lei, Impronta Medica, un'azienda leader nel settore elettromedicale per l'analisi e la cura della postura. Tutte le apparecchiature che vedete nel nostro stand sono interamente progettate e prodotte da noi. Siamo qui proprio al Congresso di Podologia perché presentiamo tre macchinari fondamentali per lo studio del piede. Uno in particolare è lo scanner PodoPrint 2D che analizza tutta la morfologia podalica con tutti gli angoli, sottrastragalico mediale, laterale, ampiezza dei metatarsi, ampiezza del tallone, lunghezza del piede, per passare poi a uno scanner 3D di ultima generazione che dà in 3D l'ampiezza totale e le circonferenze del piede per la produzione di plantari o ortesi o modifiche per i podologi. Al Congresso dei Podologi troviamo chi lavora al fianco e per la podologia, negli studi, negli ambulatori e soprattutto per i dispositivi medici. Uno di questi è la BTC. Noi siamo un'azienda che produce attrezzature per la podologia, siamo al servizio della podologia italiana e siamo un'azienda che esporta il marchio italiano in tutto il mondo. Questi sono i nostri punti di forza, la produzione e stare vicino al podologo dall'inizio dell'apertura dello studio e seguirlo poi negli anni successivi. Questo è il nostro punto di forza. Vediamo nell'esposizione per esempio un prodotto innovativo che è una poltrona, un riunito. Sì, questa è una poltrona multispecialistica, è la Edge, è la nostra nuova produzione, è una poltrona a tre motori che ha una salita, un basculamento e un motore che lavora sullo schienale. Incontriamo al congresso AIP una novità, una presenza importante, Sanit Pharma. Ne parliamo col direttore Agneta. Di che cosa si occupa Sanit Pharma? Sanit Pharma è un'azienda farmaceutica che si interessa soprattutto di prodotti, divulgazione soprattutto di prodotti nell'ambito della dermatologia, podologia, varie specialistiche. Siamo presenti proprio qui al Congresso Nazionale di Podologia con dei prodotti innovativi sulla cura del piede in pratica. Che tipo di prodotti? Creme, unguenti abbiamo visto? Sì, abbiamo delle creme a base di urea, ma non solo, abbiamo la presenza anche di molti antimicotici. Per quanto riguarda sia onicomicosi che micosi del piede, antispray come antinfiammatorio, una vasta gamma di prodotti in pratica, proprio interessati sulla cura del piede. E la distribuzione di questi prodotti dove si trovano in pratica? La sede dell'azienda è Milano in pratica e viene distribuita in tutta Italia. Anche Horus Medica si occupa di salute e soprattutto del piede, siamo qui al congresso dell'AIP, per questo ce ne parla Simona Perlamagna. La ringrazio Luca, sì, siamo in realtà una start-up che nasce ad agosto di questo anno e da un know-how diverso da questo perché in realtà veniamo da un'esperienza di assicurazioni, quindi RC professionale medici con la Horus consulenti associati. Da una presentazione di questo prodotto che appunto oggi qui al congresso stiamo presentando, siamo arrivati a un ramo medical con il quale oggi ci presentiamo appunto con uno strumento eccezionale, innovativo, e veramente un orgoglio italiano perché è un prodotto tutto italiano. Lascerei la parola per questo prodotto, lascerei la parola al professor Silvio Rossi che è il nostro opinion leader e che già collabora con chiaramente con il comitato scientifico dell'AIP e quindi con la podologia. Professor Silvio Rossi, medico chirurgo, si occupa da tempo del settore, non solo per la salute del piede, scoprendo anche nuovi prodotti e nuove linee di prodotti. Assolutamente, è una delle mie caratteristiche quella di stare un po' dietro a queste innovazioni tecnologiche che ci consentono tante volte anche di un po' ricusare il nostro ruolo di chirurghi per trovare invece delle soluzioni alternative. Da questo punto di vista il laser che abbiamo oggi in presentazione anche qui a questo congresso è un laser potentissimo, efficacissimo e che veramente ci sta dando delle soluzioni anche su casi particolari dove pensavamo che l'unica soluzione fosse quella chirurgica, invece no, ci sono aperti degli spiragli interessanti, importanti e che vorrei sviluppare al di là della patologia del piede un po'
ovviamente in tutti i distretti anatomici, perché sembra che la cosa, come va bene sul piede, vada poi bene un po' dovunque, sulla colonna, sulla spalla, sul ginocchio, quindi veramente con dei risultati molto molto brillanti. La tecnologia va seguita, noi dobbiamo sempre avere un occhio attento, perché il rischio di fossilizzarsi, se no, su trattamenti e su cose che poi rischiano di diventare vetusti e non più efficaci, invece no, bisogna guardare sempre tutto intorno all'orizzonte, e questo, di questo laser è sicuramente un orizzonte ricco di soddisfazioni. Ecco, lei è relatore al convegno dell'IP, sì. E si occupa di questo come esperienza, ma anche e soprattutto come messaggio importante. Il messaggio che deve passare è che non deve esistere più la settorializzazione delle figure professionali, cioè il podologo è giusto che abbia rapporti con il fisioterapista, con l'osteopata, con il chirurgo ortopedico, con il chirurgo vascolare, perché si deve creare un team, una squadra che deve poi prendere a tutto tondo il possesso della patologia del paziente ai fini di risolverla nel miglior modo possibile. Per cui come non ci deve essere più una localizzazione solo distrettuale, per cui il podologo non deve guardare solo il piede, ma deve vedere le ripercussioni che il malfunzionamento meccanico di un piede può portare a un ginocchio, a una colonna, eccetera. Ecco che lì può chiedere l'aiuto e l'intervento del fisioterapista e dell'osteopata, del chirurgo ortopedico o dell'ortopedico, per ottenere poi il massimo del risultato. Non è detto che trattare il piede significhi poi risolvere definitivamente un problema, magari il piede nel frattempo stava soffrendo da tempo e potrebbe aver causato altri danni altrove, quindi una visione d'insieme significa poter costruire l'abito su misura per il paziente e quindi arrivare alla medicina individuale, la medicina dell'individuo. Ognuno di noi ha il suo modo di reagire, ha la sua patologia, va studiata quella patologia, non bisogna adeguare a protocolli, a cose eccetera, c'è quel paziente, bisogna studiare quel paziente e quella patologia. Con più figure professionali? Sì, con più figure professionali, non ci vuole, non ci sono tuttologi, non è una cosa negativa, anzi è una forma di umiltà che spesso il paziente apprezza e credo che sia la formula vincente per ottenere poi sempre un risultato soddisfacente per lui. Scopriamo al congresso dei podologi anche Tricofarma, che è un'azienda importante, ne parliamo con Stefano Serricchia. Che cos'è Tricofarma? Tricofarma è un'azienda che nasce circa 40 anni fa qui a Roma e si è specializzata in dermatologia, e piano piano stiamo cambiando pelle, ci stiamo adattando anche in podologia, e sono ormai 5-6 anni che stiamo in questo campo, e oggi infatti stiamo qui per rafforzare questo contatto con i nostri prodotti e dare un supporto al mondo podologico. Facciamo un esempio di prodotto, visto che siete qua dai podologi. Allora, un prodotto su tutti è il nostro cavallo di battaglia, il filo in polvere, è una polvere priva di talco, a base di un colloide argilloso di origine termale, rafforzato con l'undicinato di zinco proprio per levare la sudorazione, quindi le bromidrosi, prevenzione delle micosi e tutti quei, diciamo, fastidi dovuti anche al sudore. Incontriamo Roy Dermal, Luca Sannino responsabile, un'azienda che partecipa all'Associazione Italiana Podologi nel congresso. È davvero importante per noi essere presenti, in realtà per la prima volta in un incontro con i podologi, anche per testimoniare, insomma, il nuovo interesse nel settore e soprattutto verso una categoria di professionisti che per fortuna si sta sempre più emancipando verso un discorso medico-sanitario. Noi ci occupiamo da tanti anni di dermatologia, ginecologia, chirurgia, quindi abbiamo estremamente confidenza, diciamo, con lo specialista, che spesso però non è abbastanza preparato invece su magari una patologia specifica e più piccola, che invece forse può seguire in un modo più completo a 360 gradi questa nuova figura sempre più presente anche per fortuna sul territorio e nelle nostre città. Quindi anche in bocca al lupo, considerando le grandi novità, insomma, di quest'anno che riguardano tutta l'Associazione dei Podologi Italiani, e siamo molto contenti di essere qui a testimoniare anche il nostro impegno, insomma. Uno dei prodotti di punta di Roy Dermal qual è? Noi siamo qui oggi soprattutto per presentare la nostra lacca per le onicomicosi, il
Dermic LAC, un dispositivo medico pensato soprattutto in realtà anche appunto per figure professionali che non possono accedere al farmaco schietto, che secondo noi tra l'altro è una risorsa, perché spesso in alcune problematiche il farmaco non c'è per niente utile, anzi ha creato tantissime problematiche di resistenza e di gestione poi domiciliare scorretta da parte del paziente. E soprattutto oggi presentiamo anche il nostro Bactocare, che è il primo prodotto in Italia ancora in questo momento del gruppo, che è un'acqua ossigenata al 3%, che ci può permettere di gestire veramente a 360 gradi l'attività ambulatoriale anche del podologo. Al congresso dei podologi la partecipazione della MOS, un'azienda di Novara. Con Daniele, responsabile, di che cosa si occupa e perché siete qui? Allora, la MOS è un'azienda italiana che produce un dispositivo che si chiama Novox. Novox è una medicazione che serve per la riparazione tessutale dalle ulcere vascolari, traumatiche, per il diabetico. Siamo qui proprio perché il podologo si occupa prevalentemente di piede, quindi piede diabetico, micosi, delle unghie, quindi siamo qui per presentare il nostro prodotto proprio per cercare di migliorare i risultati per quanto riguarda il lavoro del podologo. Il Novox è un prodotto completamente naturale, ideato, creato e commercializzato dalla nostra azienda con dei biologi, che sta sempre più prendendo piede nel mondo delle ulcere di tutti i tipi, quindi parliamo di venose, diabetico, da pressione, e orali, e più abbiamo dei dispositivi per il seno e per la candida per le donne. L'azienda Cantabria qui all'Associazione Podologi in congresso nazionale presenta una linea di prodotti innovativi, una linea POL. Ce ne parla la responsabile di prodotto, Luigia. Allora, la linea POL è una linea presente sul mercato da tanti anni e che abbiamo presentato al podologo, anche da un bel po' di tempo, che mira a trattare prevalentemente le problematiche del piede diabetico. Perché sono presenti dei lipidi, in particolare dei lipidi di aumento, che vanno a dare un'azione riparatrice ma anche di riattivazione del microcircolo. Il podologo ha accolto questa linea da diverso tempo in modo molto, l'apprezza molto perché la ritiene molto efficace per la risoluzione di queste problematiche. Per Medicare Solution, parliamo con Franco Marchetti, avete dei prodotti innovativi e tecnologicamente all'avanguardia? Ci sforziamo di averne e lavoriamo proprio come nel settore ricerca e sviluppo, cercando di andare incontro alle esigenze dei podologi, soprattutto i podologi di nuova generazione, quelli che escono fuori dall'università da una quindicina d'anni e ai quali cerchiamo di proporre delle soluzioni ergonomiche, affidabili e che possano metterli in condizione di lavorare al meglio e di offrire ai loro pazienti un servizio, una cura adeguata a quelle che sono le problematiche e i tempi. Piero Pellini di Endospin Italia, un'azienda che si occupa di medicazione e soprattutto lavora con i podologi. Siamo un'azienda di Roma, siamo gli importatori di questo medicamento Uno Primary Wound Dressing, una medicazione con straordinarie attività rigenerative, frutto di un brevetto dell'ENEA, dell'Ente Nazionale delle Ricerche. Ci avvaliamo quindi anche del sostegno dell'Ente Nazionale, quindi insomma siamo fortemente orientati alle lesioni e con i podologi abbiamo uno stretto rapporto perché tante patologie che riguardano il piede, le lesioni del piede possono essere trattate con questo medicamento. È una medicazione innovativa perché sfrutta i benefici naturali di due piante che vengono poi trattate per creare una medicazione oleosa che può essere utilizzata sulle lesioni.